lago di Como. Di Lecco! E questa è la signora? È la signora? Dov'è la signora Maggi? Oh, potete fare tutto quello che volete. Siamo contenti di vedervi perché al lago di Como abbiamo avuto veramente una eccezionale, grandissima ospitalità. Nel nome del mio amico Cozzolino, il vicino di casa del professor Maggi, un artista, lavora in legno, però è un grande artista perché con le pitture è incredibile. Io lo voglio salutare, Ischia saluta Maggi e tra 10 minuti iniziamo lo spettacolo in suo onore e in onore dei suoi amici. Quanti ne sono? 15? 15 per 15 quanto fa? Oh, 15 per 2 sono 30. Allora il Bruno, il Dragone si prepara. Uno spettacolo in onore del nostro amico. È stato un periodo stupendo, siamo stati 2 giorni al Booking City, all'Expo di Milano per presentare il nostro libro, il libro del professor scrittore di Ilada Ischia Latte, il premio internazionale di poesia, dopo leggiamo anche qualche bella poesia. Questo è il libro che siamo, sì, 5 minuti siamo pronti con il fuoco, così diamo uno spettacolo ai nostri amici che sono venuti dal nord. Dopo leggiamo anche qualche della poesia, Mi preparo e dopo andiamo con la musica perché oggi è il 21 giugno e non lo so perché qualcuno ha detto che c'è questa festa della musica in tutta Europa. Non abbiamo grosse band, non c'è Vasco Rossi, non c'è Ramazzotti, ma c'è il Dragone e c'è il grande artista Maggi che ci è venuto a trovare apposta da Milano, no, da Lecco. Ma voi sapete che a Lecco c'è il campanile, dottor Maggi, c'è il campanile più alto d'Italia, io non lo sapevo, si chiama il Matitone. Quanto è alto? Come non lo sapete? Comunque è qualcosa di eccezionale, a parte che è veramente bella quella zona, veramente io ci sono stato 3-4 giorni, siamo stati, ed è una zona veramente bella, perché poi questa zona di Raghi ci affascina. Noi abbiamo il mare, io mi preparo e tra 5 minuti...